La Corporate Sustainability Reporting Directive, ovvero la CSRD, è una direttiva approvata dal Parlamento europeo nel novembre del 2022 che ha stabilito nuovi principi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità che alcune imprese sono tenute a pubblicare annualmente. Inoltre vi è una generale consapevolezza che le informazioni non finanziarie che fino ad oggi le imprese hanno pubblicato sulla base di obblighi normativi già in vigore sono in gran parte insufficienti sia per gli investitori e per tutte le parti interessate. I dati pubblicati fino ad oggi sono difficili da confrontare e in alcuni casi omettono appunto informazioni che gli investitori e gli stakeholder ritengono importanti. Quindi, la CSRD renderà le aziende più responsabili, obbligandole da un lato a rivelare il loro impatto sulle persone e sul pianeta, anche per porre fine al cosiddetto greenwashing, ovvero quella pratica finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo soprattutto dell'impatto ambientale, e quindi gettare dall'altro le basi per gli standard di rendicontazione della sostenibilità a livello globale. La direttiva intende quindi evidenziare anche i vantaggi per le imprese di pubblicare informazioni relative alla sostenibilità, in particolare consentendo loro sia di aumentare la consapevolezza e la comprensione dei rischi e delle opportunità, e dall'altro ovviamente migliorare il dialogo con tutte le parti interessate. La CSRD quindi amplierà notevolmente il numero delle società con sede all'interno dell'Unione Europea alle quali sarà richiesto di pubblicare un bilancio di sostenibilità. Si stima che oltre 50.000 aziende che operano in Europa dovranno applicare la CSRD e quindi redigere un report di sostenibilità. L'applicazione della CSRD procederà secondo un preciso ordine temporale. Quindi, 1 gennaio 2024 sarà applicabile per le società già soggette alla Non Financial Reporting Directive, ovvero per le società quotate rilevanti con più di 500 dipendenti. Pertanto, le informazioni sulla sostenibilità saranno incluse nella relazione sulla gestione predisposta nel 2025 sui dati riferiti all'esercizio 2024. 1 gennaio 2025 la direttiva si applicherà per tutte le grandi imprese che alla data di chiusura del bilancio superano limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri, ovvero 250 dipendenti medi annui, fatturato di 40 milioni di euro e totale attivo di 20 milioni di euro. Per queste società, appunto, le informazioni, i report di sostenibilità sarà incluso nella relazione sulla gestione predisposta nel 2026 sull'esercizio 2025. 1 gennaio 2026 la direttiva si applicherà invece per tutte le piccole e medie imprese quotate, fatta eccezione per le cosiddette microimprese. E per questo, appunto, le informazioni sulla sostenibilità saranno incluse sulla gestione predisposta nel 2027 sui dati riferiti all'esercizio 2026. La direttiva prevede inoltre che le società non UE, quindi con attività significative nel mercato dell'Unione Europea, con almeno 150 milioni di euro di fatturato, dovranno seguire regole di rendicontazioni equivalenti agli operatori comunitari. Pertanto, tali società non europee saranno tenute al reporting di sostenibilità nel 2029 sui dati riferiti all'esercizio 2028. L'adempimento ai requisiti della CSRD è un iter complesso che richiede nel breve termine l'identificazione degli obiettivi, delle connesse strategie, sino al raggiungimento di un vero e proprio cambiamento culturale all'interno dell'azienda. Ma quali sono in breve, ecco, le tappe fondamentali? Per prima cosa si dovrà procedere quindi alla rilevazione dei temi materiali ESG che rappresentano di fatto un passaggio chiave per la definizione degli aspetti ambientali, sociali e di governance di cui l'azienda è tenuta a rendicontare informazioni qualitative e quantitative. La mappatura delle tematiche materiali avviene solitamente mediante la compilazione di questionari, workshop con il management aziendale e interviste con i vari stakeholder.
A valle di questa importante strategica attività, la società dovrà redigere un cosiddetto piano di sostenibilità a breve e a medio termine, che da un lato dovrà indirizzare la mitigazione dei rischi connessi al business in ambito ESG e dall'altro massimizzarne appunto le opportunità. In questa fase, onde evitare di ottenere piani non realistici o poco coerenti, è opportuno che questo appunto si declini in obiettivi qualitativi e quantitativi con le relative tempistiche e budget per ciascuna funzione aziendale che sarà coinvolta. Conseguentemente, la società dovrà avviare un sistema di reporting, ovvero un processo di raccolta dei dati connessi ai temi materiali e sulla base dei nuovi standard di rendicontazione ISRS su cui l'EFRAG sta lavorando. L'EFRAG è l'ente preposto alla consulenza tecnica della Comunità Europea nella stesura degli standard di rendicontazione. E in questa fase, quindi nel sistema di reporting, si dovrà prestare particolare quindi attenzione ad impostare un flusso per la raccolta dei dati, definendo i data owner, i responsabili del consolidamento dei dati e le relative tempistiche, nonché alla completezza dei dati e all'omogeneità delle stesse, alle regole di accorpamento o di esclusione, al corretto trattamento di eventuali dati sensibili piuttosto che alla corretta applicazione di stime. A valle di questa importante attività si dovrà infine redigere un vero e proprio report di sostenibilità che dovrà essere incluso nella relazione sulla gestione del bilancio finanziario. Ne consegue quindi che le tempistiche per la redazione del report di sostenibilità devono essere allineate a quelle della predisposizione del progetto di bilancio finanziario che sarà approvato appunto dal Consiglio di amministrazione. È opportuno quindi che imprenditori e amministratori avviano quanto prima il processo di adeguamento alla CSRD, in quanto iniziare per tempo tale percorso permetterà di arrivare adeguatamente preparati e con un vantaggio competitivo al momento del primo anno di applicazione sulla base della normativa CSRD.